Ma, ragazzi, bentornati. Ridiamo per non piangere. Allora, volevo, visto che domani c'è Parma-Fiorentina, volevo fare due ultime considerazioni. Caro il mio presidente Kraus, il tempo è finito, come dice la miniatura, cioè il tempo di ostriche e champagne, il tempo di tarallucce vino, il tempo di patatine e ketchup. Diciamo che mi viene da ridere pensando che tu, diciamo, hai dato il contentino a Pecchia, hai preso cancelliere Almqvist, praticamente hai preso due ali che magari potranno fare anche sfracelli, potranno anche diventare i nuovi Dennis Man. Sta di fatto che noi adesso abbiamo 47 milioni di fasciaioli, due punte vere, Bonny e Benedikcev, ovviamente se lo fai usare o se lo fai giocare centrale, ma diciamo punta vera abbiamo Bonny fondamentalmente. Cancellieri che in teoria dovrebbe adattarsi anche a fare la punta al posto di Bonny. Scusate questi colpetti di tosse, ma mi viene da ridere perché noi dove dovremmo fare qualcosa, cioè ormai siamo al 16 di agosto e domani c'è Parma-Fiorentina, esordio in campionato. E noi non abbiamo ancora preso un centrocampista di qualità, almeno uno, dico cazzo, almeno uno, e neanche uno, un centrale difensivo. Cioè, noi pensiamo di affrontare, caro il mio Kraus, tu pensi di affrontare il campionato della massima serie con Osorio e Balog? Boh, io non so dove cazzo ti viene questa pensata, ma non lo so, io boh, cioè il direttore sportivo se ne va. Pecchia, secondo me, ti ha minacciato, ha detto prendi qualcuno o io me ne vado anch'io, me ne frega il cazzo. E difensore serve come il pane, ma non ne servirebbe uno di esperienza di centrale, ne servirebbero addirittura due. Ma io ti dico, ma prendimi anche un pensionato, ma con degli anni di Serie A, perché piuttosto ci sbatto Lucarelli a 50 anni, tra virgolette, lì in mezzo, ma mi insegna a qualcuno come cazzo si fa a difendere, perché ricorda che giochi in Serie A. E diciamo che, allora, io da tifoso del Parma ovviamente non mi auguro che il Parma giochi male, che il Parma perda, però abbiamo da affrontare Parma-Fiorentina, poi ci facciamo Parma-Milan e chiudiamo con un bellissimo Napoli-Parma. Ecco, dopo queste tre partite, caro il mio Kraus, dopo, e anche caro il mio Pecchia, perché se fossi te lo minaccio, ma seriamente, me ne vado veramente, altro che rinnovare col Parma, io me ne andrei veramente se non mi dai quello che mi interessa. Ma non dico mica di prendermi Haaland, ok, o Mbappé. Però mi devi prendere qualcuno degno di una salvezza tranquilla. Allora, noi dopo le. Io ve lo dico adesso, così nessuno poi dopo dire: ah, ma tu non l'avevi mica detto. Noi abbiamo dopo Parma, Fiorentina, Parma, Milan e Napoli, Parma, noi avremo già delle polemiche. Noi saremmo già, non dico, ah, oddio, il Parma è retrocesso, no, saranno passate 3 giornate, questa è matematica. Però, dopo queste prime 3 partite, ci sarà il verdetto, e cioè che Kraus sarà così, dirà, cazzo ho fatto adesso, non so, cosa facciamo? Ma probabilmente, ve lo dico, allora, se Parma Fiorentina non la pareggiamo, la vinciamo, e poi andiamo a perdere col Milan in casa. Quindi, fondamentalmente, se le perdiamo entrambe, oppure già pareggiare e perdere col Milan,
Ci ritroveremo alla fine del mese di agosto con l'acqua alla gola, già pronti per affrontare un'altra sconfitta, cioè Napoli-Parma. Oddio, voi lo sapete, nel calcio ci sta tutto. Ci sta anche che l'Atalanta poteva anche segnare un gol per prima con il Real Madrid e andare a vincere lei. Ci sta tutto quello che volete. Ok? Però poi i grandi campioni saltano fuori, ti fanno il dribbling decisivo e ti fanno gol. Quindi io non lo so come si possa pensare di aver chiuso un calciomercato in quella maniera qua, e io vi dico, io stesso vi dico, lo so che andare al 31 di agosto qualcosa si farà, perché lo so, non è che, oh ma guarda, te ne dai già per fare, no, e sono pronto a ricredermi, però se tanto mi dà tanto qua, i nomi sono questi qua. Fra l'altro abbiamo investito soldi per coprire le fasce in maniera clamorosa, lo so che Pecchia le usa molto, però cioè, non è che siamo messi così alla frutta, ok? Sì, se si fa male Denis Mann, d'accordo, però siamo uno dei reparti più coperti, ok? Lì. Mentre l'attacco punta centrale non ci abbiamo nessuno. Nessuno perché, ve lo ripeto, allora, Colet e Ciampiati, io spero che se ne vadano, ma comunque non li posso considerare punte da Serie A. E in difesa non abbiamo nessuno. Non abbiamo nessuno perché, guardate anche, ok, è l'inizio di campionato, ma Del Prato che cazzata ha fatto l'ultima partita? Dai là, cioè, perdi una palla lì in uscita dalla difesa, quindi, ed è uno dei migliori che abbiamo, cioè noi abbiamo Del Prato come migliore Koulibaly e Circati che verrà su sicuramente bene. Però per il resto, zona centrale, zona nevralgica, non c'è un cazzo di nessuno, perché pensare che noi dobbiamo difenderci con Balog e Osorio è puro suicidio in Serie A. Cioè, ti può andar bene che ogni tanto fanno la partita della vita e incredibilmente chiudono Neymar o chiudono chissà chi. Ma non è questa la regola, quindi, non so, mettiamoci il cuore in pace. Io vi dico, allo stato attuale, una salvezza tranquilla è utopia. Allo stato attuale, dobbiamo prepararci a soffrire. Io spero che tu, Kraus, capisca qualcosa andare al 31 di agosto e provveda in tempo perché questa squadra potrebbe veramente far bene e darci delle soddisfazioni con quei due o tre innesti, ma nei punti corretti. A me non mi interessa che mi copri 40 giocatori di fascia, fra l'altro con lo stesso piede, ma lasciamo perdere. Però dico, prendi gente dove serve. Cioè, tu non puoi considerare una difesa del genere già finita e pronta per giocare in Serie A, che è la stessa con cui cazzo hai giocato la Serie B. Ma la Serie B non è la Serie A, ma come cazzo si fa a non pensarlo? Ok? Vabbè, niente, dai, io volevo solo dirvi queste due parole perché c'è preoccupazione. Vi dico allo stesso tempo che con la Fiorentina non è una passeggiata, con la Fiorentina è l'unica delle tre partite in cui noi possiamo sperare e pensare di fare bene. Far bene che vorrebbe dire anche ottenere un pareggio, ve lo dico subito, perché noi con i vari Kean, eccetera, che ci abbiamo contro, non vi crederete che sia una passeggiata, uno, con la difesa che abbiamo, perché è la difesa il problema. Se la palla non sta nella nostra difesa, noi possiamo fare qualsiasi risultato con chiunque. Il problema è che se subiamo l'avversario, la nostra difesa non è all'altezza. Quindi, risultato, con la Fiorentina, se fai un punticino, già ti devi firmare per un punto. Ovviamente la vittoria potrebbe anche arrivare, ma con un mezzo miracolo. Dopodiché ti trovi Parma-Mila, ok, un'altra roba proibitiva, perché se vinci, vinci con un culo atomico, se no non ce la fai neanche morto. Poi ti trovi Napoli-Parma, lasciamo stare, ok? Napoli non sarà il Napoli dello scudetto, ma a Napoli forse abbiamo anche più chance perché la nostra al momento è una squadra da contropiede, però il problema è che se ti attaccano un po' sei finito e quindi dopo, finché sei sullo 0-0 hai la possibilità e noi in contropiede ripartenza siamo bravi, c'è poco da fare. Però dobbiamo essere super cinci, cosa che normalmente non siamo ancora, anche se lo potremmo diventare. Ma soprattutto dobbiamo beccare questi cazzo di difensori perché così ce ne vuole uno veramente da Serie A, veramente di esperienza, che insegni bene agli altri. In più uno magari giovane ma bravo, però ce ne vuole uno di livello, ragazzi, uno di livello. Ma che cazzo ci vuole poi uno di livello?
Ma come in attacco? Ma cosa ci vuole? Prendere una punta degna? Cioè, hai speso 300 milioni per venire in Serie A. Vabbè, basta, dai, se no mi ripeto. Vi lascio, ci vedremo. Ma andremo sicuramente a commentare il risultato di Parma Fiorentina. E per adesso vi lascio, con l'augurio che veramente che qualcuno a livello della dirigenza, cioè, ragioni un attimo, gli scatti qualcosa nel cervello da dire: cazzo, forse sto sbagliando, cioè, forse sto sottovalutando veramente le cose. Cioè, ok, bella squadra giovane, ha fatto bene in B, ma andiamo in A, cazzo, andiamo in A con la stessa difesa. Ma si può andare in A con la stessa difesa della Serie B? Ma non lo fa nessuno, cioè, ma qualsiasi squadra che passa dalla Serie B alla Serie A in difesa qualcosa fa. Noi che cazzo facciamo? Cosa abbiamo fatto? Boh, io non lo so. Va bene, un saluto dal mago, la magia sia con voi e ci vediamo dopo Parma Fiorentina. Ciao.